Ciao, sì, lo so, inquadratura particolarmente insolita, ma va così. Devo un attimo sistemare perché mi sono rifatto la scrivania nuova ed è tipo enorme, gigante. Quindi, sì, è un po' più distante la camera, ma devo un po' impostarmela. Intanto ve la butto così. Poi, se vi fa cacare, ditemelo. Se invece vi piace più, fatemelo sapere nei commenti. Comunque, signori, sono appena tornato dalla palestra. Quindi, per questo sono così in tenuta ginnica. Non so fare le mosse, ma bentornati in un nuovo video. Allora, oggi abbiamo da ascoltarci Adderall di Rondo, che non l'ho ancora sentita. E oggi, che è venerdì, che state vedendo questo video, per me è giovedì, ma per voi è venerdì, è uscito il disco Blue Tape di Rondo. Quindi questa traccia ve la butto fuori come anticipazione. Quindi, ecco, fatemi sapere voi nei commenti se vi è piaciuta o meno la traccia. E noi andiamo ad ascoltarcelo. Esce Blue Tape di Rondo, appunto. Esce il disco di Mace, arriverà anche quello. Se me lo chiedete nei commenti, vi spacco la testa. E poi ci sarà anche la canzone di Artify 00 o quello che è. Quindi, ecco, in questi giorni esce un po' tutto. Ciao. Dai, ascoltiamo Adderall di Rondo da Sosa. SS Gino, Bari, safe. È una droga l'Adderall. Questa entrava a New York, tutto fatto di Adderall. Spinavamo il blocco, la bocca sciara. Tra queste briciole non vedo bello. Differenza. Non mi paragonare, questi sono tutti haters. Sotto questa biscia, questi snake ti colpiscono dal back. Okay. Ti colpiscono dal back. Mentre in galera io non ci sono mai stato. Perché sono furbo e perché pago un buon avvocato. Se ci dovete ti ora compro un altro costato. New York, tutto fatto di Adderall. Wow. Spinavamo tra queste briciole, non vedo differenza. Giravo con gli switches, con le Glock, con il hey, madre bitch. Dei tuoi figli a OnlyFans. La sua pussy costa meno del mio Netflix. Sei blacklist. Ehi, grave questo. Vuoi provare a fottermi ma sei minorenne. No way. Parli troppo ma chi. Vabbè, se è minorenne, no way. Insomma, una traccia in realtà molto sottile, un po' aggressiva nel suo intento. Però comunque, bene o male, a parte un paio di momenti dove il basso spingeva tantissimo, è una traccia molto, molto tranquilla, un po' lì in punta di piedi. Non è male, non mi ha fatto impazzire, non mi ha detto nulla in particolare. Vabbè che, ragazzi, oggi ho fatto full session di Kendrick Lamar, per farvi capire il mio mood dove sta. Quindi, vabbè, diciamo che andiamo in un altro livello qua sicuramente. Ma va bene, devo cercare anch'io di adattarmi con la testa, per quanto sia complicato. Però dai, ha tirato un paio di frecciatine qua e là, molto generiche. In realtà avevo letto di un mezzo dissing a Marra, forse, riguardo la madre dei tuoi figli a OnlyFans. Non lo so, non me ne fotte una minchia. Però vabbè, boh, un Rondo comunque che ha tirato fuori un pezzo decente. Perché comunque già mi è piaciuto di più Town, onestamente, rispetto a questo. Però un Rondo che stiamo sentendo un po' più, non so, un po' più concreto anche, forse, su alcuni punti di vista. E sta prendendo un sound molto più, molto più carino rispetto a quello che era prima, che era tutto urlato, tutto incasinato. Questo è più pulito, un po' più conciso. Però vabbè, la canzone lì per lì, così, non mi ha dato chissà che cosa di particolare. Ma vabbè, non, pazienza, dai. Sono curioso di sentire il disco, quello che è, quello sicuramente. Però ora come ora, metto ancora un punto di domanda. Town mi è piaciuta, Adderall caruccia, ma niente di che. Quindi sì, ascoltiamo, aspettiamo l'EP o il disco, quello che è, prima di dare un giudizio sul nuovo Rondo, perché alla fine, bene o male, è un Rondo che si è rinnovato un po', per quanto abbia cambiato alcune cose. E anche forse producer, no, lavora ancora con Anche Io, in teoria sì, boh, non ne ho idea. Comunque, tra l'altro prima non vi ho detto, il codice è Gymtonic per Prozis, perché Prozis è il mio sponsor, sono tutto brandizzato Prozis, tra pantaloncini, magliette, cose, tutto Prozis. Poi su Instagram, se mi seguite anche là, trovate tutto quello che c'è riguardo Prozis, le mie storielle che metto con le mie minne di fondo. Non è vero, non ho delle minne, ho solamente un pettorale che inizia un po' a crescere piano piano. Comunque sto divagando, ragazzi, scusate, sono tanto stanco. Adesso vado a registrarvi e lo vedrete domani, la reaction a 00 di Artify. Ciao.